Banca IMI ha lanciato a metà di questo mese due obbligazioni a tasso misto, una in euro e l'altra in dollari. Venerdì scorso abbiamo mostrato che con la prima, quindi quella denominata in euro, la scadenza è 10 anni, si può investire su una forte accelerazione della ripresa economica della zona euro. Oggi analizziamo la seconda, quella denominata in dollari. Questo bond è identificato dal codice ISIN XS16082076740. Vediamo a questo punto le caratteristiche più importanti di questa emissione: la data di emissione, la data di scadenza, la cedola che è fissa per i primi 4 anni ed è al 4%, la cedola variabile dal quinto all'ottavo anno, che consiste in un LIBOR a 3 mesi più un premio dell'1%, minimo 0%, massimo 4%. Ai valori di oggi, il bond di Banca IMI rende il 3,14% lordo, il 2,30% netto. Il LIBOR a 3 mesi in dollari è 1,188%. In questa nostra prima ipotesi abbiamo implicitamente ipotizzato che l'economia degli Stati Uniti abbia esaurito la spinta e quindi prendiamo in considerazione per i prossimi anni il mantenimento degli attuali livelli di prosperità e anche di inflazione. Il confronto con il Treasury Bill diventa più vantaggioso per il bond di Banca IMI se si ipotizza un'accelerazione della crescita economica ed anche dell'inflazione. Questa è la nostra seconda ipotesi. Se ragioniamo con un LIBOR a 3 mesi al 3%, il rendimento annuo sale al 4% lordo, il 3,5% netto. Infine, in una terza ipotesi, abbiamo preso in considerazione una frenata dell'economia, con il LIBOR in discesa sui livelli depressi del periodo 2010-2015. Se anche gli Stati Uniti dovessero imboccare la via del declino, il bond di Banca IMI sarebbe comunque in grado di rendere un 2,62% lordo, che è comunque un risultato importante. Torniamo al nostro bond e prendiamo a questo punto in considerazione l'effetto cambio, che è un rischio ma anche un'opportunità in più per l'investitore. Oggi l'euro si muove a 1,121 su dollaro, sui massimi degli ultimi 5 mesi. Se ipotizziamo che l'attuale trend prosegua, il cambio diventa un elemento a sfavore. Agli attuali livelli di LIBOR a 3 mesi, ma con un cambio a 1,160, livello che però non si vede da 2 anni e mezzo, l'obbligazione Banca IMI rende l'1,72%. Al contrario, con il cross euro-dollaro a 1,050 il ritorno sale al 2,82%. Come si vede, l'effetto cambio è molto importante per l'investimento. Il movimento che abbiamo ipotizzato aumenta o diminuisce di 50 punti base circa il rendimento finale. A parità di tassi, con un cross che si spinge a 1,360, si azzera il ritorno delle cedole. Tirando le somme, il bond Banca IMI collezione tasso misto dollaro USA serie 7 è per il risparmiatore italiano con gli Stati Uniti nel cuore, come per esempio per gli amanti di Bruce Springsteen. Quindi è per un risparmiatore convinto che gli Stati Uniti saranno ancora per molto tempo, fino alla fine del decennio, ma anche oltre, la locomotiva del mondo.